Mostro come realizzare questa grande piastrella crochet. Io la sto lavorando con il filato Wooly di Adriafil, che è un misto di lana e lino, uno splendido materiale, una splendida combinazione di cui ho già parlato nel post dedicato del mio blog. Per lavorare questa piastrella io ho utilizzato un uncinetto numero 5 e questo schema. Come sapete, oramai troverete lo schema da stampare sul post del mio blog, di cui vi darò le coordinate, il link durante il video e sotto le info naturalmente del video. Iniziamo subito lavorando un circoletto magico con all'interno 15 maglie alte doppie, divise tra loro da una catenella. Ok, partiamo subito. Facciamo il circoletto magico. Io di solito faccio in questo modo, ecco, senza girare tante volte, anche perché il filato è abbastanza grande. Una volta fatto il circoletto, vedete qui, chiudete e fate 1, 2, 3 e 4 catenelle per sostituire la prima maglia alta doppia. Quindi blocchiamo il circoletto con una maglia bassissima, in questo modo, scusate, ma ecco qua, abbiamo chiuso il cerchietto magico. Facciamo le 4 maglie che ci richiede 1, 2, 3, 4 catenelle che ci richiede lo schema, più una che è la catenella di divisione tra una maglia alta doppia e l'altra. Ora partiamo lavorando in tutto intorno all'anellino, circoletto, cerchietto magico, come lo volete chiamare. 15 maglie alte doppie. Quindi iniziamo con la prima. E catenella di divisione. Andiamo con la seconda maglia alta doppia. E di nuovo la catenella di divisione. Ora finiamo il giro. E poi ci ritroviamo. Eccoci alla fine del primo giro. In pratica dobbiamo fare la quindicesima maglia alta doppia. 1 e 2. Catenella. E come potete vedere dallo schema, vi faccio notare questa piccola V che sta a indicare una maglia bassissima con la quale collegare e chiudere il lavoro. Quindi andiamo, intanto, visto che abbiamo fatto tutti i punti, chiudiamo il cerchio in modo che si avvicinino le maglie. Ecco qua, abbiamo tirato il filo e quindi abbiamo chiuso il cerchio. Ora, per chiudere questo primo giro di lavorazione, inseriamo l'uncinetto nell'ultima catenella che abbiamo lavorato prima e estraiamo il filo con una maglia bassissima, chiudendo proprio definitivamente. Ora dobbiamo fare per il prossimo giro un piccolo spostamento. Vedete quest'altra maglia bassissima? Praticamente dobbiamo spostarla all'inizio dello spazio tra le due maglie sottostanti. Quindi facciamo così, prendiamo la catenella successiva e facciamo di nuovo una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare il giro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. 3, 4, 5, 6 e 7.
Ora, come mostra il diagramma, nei tre spazi successivi lavoriamo tre gruppi di maglie alte doppie. Quindi partiamo da questo spazio e facciamo 3 maglie alte doppie. La maglia alta doppia, sapete benissimo, sono 2 gettati sull'uncinetto che poi vengono lavorati uno dietro l'altro. Vedete quanto è splendido, guarda. Questo filo con il lino che viene fuori man mano che si lavora è veramente bellissimo e oltretutto è di una morbidezza Abbiamo fatto il secondo gruppo, ora passiamo al terzo. Ecco qua. Ora, se guardate la forma che sta prendendo la piastrellina, notate che i gruppi di 3 maglie alte doppie danno vita al lato del quadrato della piastrella. Ora facciamo l'angolo, che è questo. L'angolo è composto da 3 catenelle, una maglia alta tripla e 3 catenelle. Quindi partiamo facendo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia alta tripla, vale a dire 3 gettati sull'uncinetto. In mezzo, nello spazio successivo a quello dell'ultimo gruppo di 3 maglie doppie, facciamo la nostra maglia alta tripla. E 4 passaggi. 3 catenelle ed abbiamo il nostro angolo. Ora, nello spazio successivo, nei 3 spazi successivi, ripetiamo il terzo gruppo di 3 maglie alte doppie. Quindi, una, due, e tre. Di nuovo. Secondo gruppo, scusate i movimenti. Terzo gruppo. Eccoci al secondo lato. Ora facciamo l'angolo. Una, due, 3 catenelle, una maglia alta tripla nello spazio successivo. Tre catenelle e ripartiamo con il gruppo. I 3 gruppi di maglie alte. Continuiamo fino ad arrivare a chiudere questo secondo giro di lavorazione. Eccomi a lavorare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte doppie. Una,
2 e 3. Completiamo il secondo giro con 3 catenelle, vediamo da vicino, 3 catenelle che con una maglia bassissima vanno ad unirsi alla catenella numero 4 che abbiamo fatto all'inizio. Quindi 1, 2, 3 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Alla quarta catenella facciamo una maglia bassissima di chiusura. E questo è il secondo giro della nostra piastrella gigante. Il terzo giro lo iniziamo in questo modo. Facciamo 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle. Poi vi spiego questo simbolino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo fatto le 9 catenelle disegnate. Ora dobbiamo fare questo simbolo, in pratica sta a significare 3 maglie alte doppie chiuse insieme e le dobbiamo fare nello spazio che abbiamo qui all'angolo che si è creato con le 3 catenelle, l'angolo sottostante. Quindi facciamo subito. Uno e due. Facciamo la prima maglia alta doppia. Allora, sapete che quando si lavorano insieme tre maglie che siano alte doppie o alte normali, le lavoriamo soltanto nei primi passaggi. L'ultimo rimane in sospeso, vedete? Facciamo ancora la terza, una e due. Una volta che abbiamo fatto le 3 maglie alte doppie, lavorandole, lasciando in sospeso l'ultimo passaggio, chiudiamo tutto quanto insieme ed abbiamo ottenuto, diciamo, la nostra lavorazione delle 3 maglie chiuse insieme. Quindi, poi ve lo faccio vedere nel prossimo passaggio di nuovo. Abbiamo fatto questo punto, ora facciamo 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo simbolo invece ci dice che dobbiamo fare lo stesso, 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ora vi dico, in questo tipo di schema, questo e questo sono dei simboli che si equivalgono, solo che chi lo ha disegnato ha voluto distinguere il fatto che questo, per esempio, avete visto, abbiamo preso i punti passando attraverso, incamerando le catenelle. Questi qua invece sono gli stessi punti che abbiamo utilizzato da questa parte, che però vengono presi sopra la maglia sottostante. È solo questa la differenza. Quindi questi li abbiamo lavorati passando intorno alla catenella sottostante, e questi invece si lavora punto sopra punto. Quindi di nuovo 3 maglie alte doppie chiuse insieme, saltando le prime 3. Il gruppo di prime 3 maglie alte doppie e lavorandolo su quello centrale. Allora, questo lo saltiamo, queste 3, andiamo a lavorare su queste 3 maglie centrali. Allora, facciamo la prima maglia alta doppia, la prendiamo sulla maglia alta sottostante e la lavoriamo solo
due gettati. L'ultimo rimane senza lavorare. Di nuovo facciamo la seconda e prendiamo la testa della maglia alta doppia sottostante lavorandola solo parzialmente. Ok, di nuovo la terza, 1 e 2. Solo dopo aver lavorato parzialmente la terza maglia andiamo a chiudere tutto insieme. E questo è il punto che troviamo finito. Ora di nuovo 6 catenelle. 2, 3, 4, 5 e 6. Passiamo all'angolo di lavorazione all'angolo della piastrella e facciamo le nostre 3 maglie alte doppie chiuse insieme, però passandole sotto la catenella, quindi 1 e lasciamo in sospeso, 2 e lasciamo in sospeso, 3, 1, 2, lavoriamo la terza, la parte finale, prendendo tutte le altre maglie insieme, chiudendole. Ora facciamo di nuovo, in questo caso facciamo 5 catenelle e una maglia alta tripla presa sopra la maglia alta tripla del giro precedente. Allora, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta tripla che prenderemo. Rifacciamo. Di nuovo 5 catenelle, 9 questo punto in questo spazio. Quindi è 3 maglie alte doppie chiuse insieme. 1, 2, 3. Finito il punto. Ora vi faccio vedere di nuovo questa lavorazione dopo aver fatto le 6 catenelle divisorie 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Saltiamo il primo gruppo di 3 maglie alte doppie. E lavoriamo le 3 maglie alte doppie chiuse insieme su questo gruppo centrale. Fermiamoci senza chiudere la seconda maglia alta doppia senza chiudere, senza completarla, e la terza, che questa volta la chiudiamo andando a prendere anche tutte le altre maglie che stanno in sospeso sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e passiamo all'altro angolo. Vedete, questo è un angolo che abbiamo formato con la maglia alta tripla e quindi ora facciamo di nuovo
3 maglie alte doppie chiuse insieme, e chiudiamo passando per tutte le maglie in sospeso. Di nuovo 5 catenelle per passare alla formazione dell'angolo, una maglia alta tripla sopra quella del giro precedente, altre 5 catenelle. Di nuovo un gruppo come precedente, un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ricordatevi che non dovete finire la lavorazione della maglia, ma lasciare l'ultimo passaggio in sospeso, perlomeno per le prime due. Poi la terza invece si lavora tutta, andando anche a prendere tutte le altre maglie in sospeso. Di nuovo 6 catenelle stavolta per ritornare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E si ritorna a lavorare le 3 maglie alte doppie chiuse insieme sulla parte centrale dei gruppi da 3 precedenti. Quindi si salta il primo gruppo, si passa al secondo. Una maglia alta doppia senza terminarla, la seconda maglia alta doppia senza terminarla, la terza che va a completare il tutto chiudendo anche le altre maglie in sospeso. Ora finiamo ripetendo l'altro lato e ci vediamo per la chiusura del giro. Dopo aver fatto questo punto, ci troviamo a concludere il giro lavorando una maglia, un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme in questo spazio. In pratica abbiamo fatto questo come ultimo punto sul blocchi, sui gruppi da 3. In questo spazio lavoriamo la maglia alta, 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Andremo così a completare questo giro di lavorazione. Ecco qua, abbiamo completato il punto chiudendo e adesso facciamo qua 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e queste 5 catenelle, come potete vedere dallo schema, si vanno a collegare con una maglia bassissima all'ultima delle 4 catenelle che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo chiudiamo il giro. Allora abbiamo fatto le catenelle, ora lasciamole 1, 2, 3, 4, 5 e prendiamo la quarta catenella che abbiamo lavorato dalla base, contando dal fondo, e chiudiamo. Vedete che in pratica si va a ricreare l'angolo che abbiamo nelle altre ne, negli altri lati. Ed ecco qua. Siamo arrivati in pratica a completare questo giro del diagramma. Ora passiamo a questo.
Allora, possiamo anche dare un numero al diagramma, quindi questo è il primo giro, secondo. Abbiamo fatto il terzo in pratica. Ora passiamo al quarto, che è formato dalla lavorazione di maglie alte doppie, maglie basse e catenelle, come potete vedere. Allora, come prima cosa dobbiamo lavorare queste 4 catenelle a sostituzione della prima maglia alta doppia. Dopodiché facciamo altre 5 maglie alte doppie in questo spazio. Quindi iniziamo con calma. È molto semplice, quindi alla fine è molto ripetitivo. 1, 2, 3, 4 catenelle. Lavoriamo 5 maglie alte doppie. Intorno alla catenella del giro precedente, quindi una, due, tre, quattro. E 5. Allora, vi ricordo che questa, la catenella che abbiamo fatto di 4 maglie, sta a sostituire una maglia alta doppia. Quindi, mentre qui abbiamo, ne abbiamo lavorate 5, negli angoli prossimi che avremo ne lavoreremo 6 per spazio. Dopo le 5 maglie alte che abbiamo lavorato, facciamo 3 catenelle e una maglia bassa al centro delle 6 catenelle del giro precedente. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Facciamo una maglia bassa qui, prendendo la catenella sottostante. Ora facciamo 6 catenelle che sormontano questo punto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Maglia bassa al centro dell'archetto di catenelle del giro precedente. Di nuovo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Ecco, vedete, questa successione di catenelle che avete qui sono state riportate sul lavoro effettivo. Quindi 3, 6, 3. Ora, nello spazio d'angolo che ci troviamo qui, lavoriamo le 6 maglie alte doppie. Uno, due, tre. Cinque, sei. Lo stesso faremo nell'altra metà dell'angolo. Quindi di nuovo 3, 4, 5, 6 maglie alte doppie.
E sei. Questo è l'angolo di questo giro. Ora bisogna ripetere le catenelle e poi questa lavorazione. Quindi ogni lato va ripetuto allo stesso modo. Quindi 3 catenelle. Maglia bassa, 6 catenelle, 5 e 6, maglia bassa, 3 catenelle e trovandoci all'angolo 6 maglie alte doppie, 6 maglie alte doppie. Ok, continuate in questo modo. E ci vediamo tra poco per la chiusura.